Partiamo subito col dire che sono le 4:20 del mattino e io sto registrando per tutti quanti voi una guida su come expare su Fortnite. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Non che ci sia qualcosa di diverso dagli altri giorni, perché ormai siamo abituati a registrare ogni notte a questo orario. Però raga, volevo rendervi partecipi di ogni singola cosa. Attualmente, come potete ben vedere, mi trovo a livello 354 e ancora non ho toccato neppure gli scalalivelli. Solo la prima settimana, gli altri ancora no. Vi starete chiedendo, ma Martex, come fai a livellare così tanto? Come fai ad ottenere così tanta exp di giorno in giorno nonostante tu sia già un bel livellosso alto? Perché sicuramente saprete che più andiamo avanti con i livelli e quindi più saliamo, ragazzi miei, più è difficile livellare. Per livellare dal 354 al 355 mi servono più di 150.000 punti esperienza per un solo livello. La risposta è proprio la modalità in basso a destra che vedete selezionata e quindi salva il mondo. Questa è una guida che potrete consultare oggi, domani, tra un mese, tra due mesi, quando voi vogliate. Partiamo subito con i bei pollicioni all'insù, mi raccomando, ci tengo tantissimo, e condividete il video con tutti i vostri amici. Clicchiamo su giochiamo, andiamo su salve il mondo e vi spiego passo dopo passo che cosa accade in questa sezione. Più che altro vi mostro quella che è la routine del Martexone su salve il mondo, perché è un qualcosa che si può dire non schippo mai da più di un mese. Sto registrando questo video per tutti quanti voi spiegandovi quello che è il metodo che utilizzo ogni singolo giorno, perché ragazzi, tramite il completamento di una singola partita riesco ad ottenere ben 57.400 punti esperienza, punti che ovviamente mi porto anche sul battaglia reale. Praticamente i punti che farmo su salve il mondo mi permettono di livellare sul battle royale. I 57.000 punti esperienza però non finiscono qui, perché dobbiamo moltiplicarli per 8 volte e quindi dopodiché raggiungeremo il gap massimo di exp quotidiana. Non potremo expare più. Quindi arriveremo a 459.200 punti esperienza, fate 460 per arrotondare, ogni giorno. 8 partite che, se completate alla mia maniera, perché ragazzi ci sono dei metodi per completarle più velocemente possibile, stiamo parlando di partite che durano degli 8-10 minuti massimo. La prima cosa da fare è recarsi, come avete già visto, su salve il mondo, ok? Poi cliccare qui su mappa e andare sul teschietto verde. Praticamente qui avremo la mappa dove dobbiamo completare un bel po' di missioni, ma sono tutte potenza bassissima. Disclaimer, io completo queste partite da solo, potete completarle anche in pubblica semplicemente cliccando qui in alto a sinistra, poi sull'ingranaggio privacy gruppo su pubblico. Tramite questo procedimento altri player potranno entrare all'interno della vostra lobby. Stiamo parlando di player che non devono essere per forza vostri amici, bensì stanno giocando semplicemente a salve il mondo. E sì, entreranno nella vostra lobby e completeranno la missione assieme a voi. In poche parole vi aiuteranno, si spera. Quindi che cosa faccio? Clicco su cavalca il fulmine, potenza consigliata 3, ovvero il furgoncino verde che trovate sotto al punto interrogativo. Ci clicco per due volte, aspetto che il server venga preparato e dopodiché mi lancio sulla mappa. Dopo aver caricato il tutto, clicchiamo qui in basso a destra su avvia, e mentre aspettiamo so già che qua sotto tra i commenti arriveranno i veterani di salve il mondo dicendomi: ma Martex, guarda che riesce a guadagnare più esperienza per partita facendo anche altre cose, completando diverse partite. Lo so, ma questo è il metodo che utilizzo io, ragazzi. Vi fa perdere meno tempo e soprattutto risorse, perché per completare queste missioncine che durano 8-10 minuti dobbiamo avere delle trappole, ok? Eccoci qui, ha caricato la mappa. Allora, spieghiamo quali sono i punti da seguire. Dobbiamo praticamente trovare il furgoncino di Lars. Dobbiamo trovare il blue, ok? Quei cosetti blu che sono segnati lì in basso a destra a fianco ai nostri materiali. Prima fase, trovare il furgone di Lars. Seconda fase, gonfiare il pallone per far volare questo furgone. E terza fase, rigonfiarlo ancora di più per completare la missione. Però che cosa faccio io per rendere il tutto ancora più veloce? Vado alla ricerca di 4 blob, eccoli qua,
perché due serviranno per il primo avvio della missione e altri due poi per il completamento. Quindi ragazzi miei, armiamoci di pazienza, basteranno davvero pochi minuti. Eccolo raga, questo volevo farvelo assolutamente vedere. Quando vedete un blob posizionato qui, aspettate. Ok, quando vedete un blob posizionato qui all'interno di questa zona serrata, significa che ci sarà un troll e nel momento in cui cercheremo di raccoglierlo, non potremo raccoglierlo in questa maniera così facile, ok? Questo lo abbiamo preso e via, avvistato, preso nell'inventario e andiamo. Questo invece che cosa accade? Guardate raga, ma comunque ce ne sono un sacco in giro, mai così Diciamo che preferisco il blob che viene consegnato dal troll anziché quello normale, perché nel momento in cui viene killato il troll ve ne consegna due anziché uno. Vi faccio vedere, la prima cosa da fare è questa, ok? Aspettare, picconarlo per ben 6 volte, ok? 4, la bomba la evitiamo. Schippiamo, eccolo qui. Boom. Ci darà un piccolo regalino contenente dei materiali e ben due blob. Ragazzi miei, non ci rimane che trovare il furgoncino di Lars e cominciare la missione. Ricordiamoci i punti esperienza che stiamo farmando in ogni singolo game, ragazzi. Verrà davvero tanta tanta voglia di giocare Salve il Mondo. Adesso però, dove posso trovare il furgoncino di Lars? Perché non viene contrassegnato sulla mappa. Anzi, tra l'altro, tutto ciò mi ricorda Age of Empires. Perché, raga, guardate, man mano che camminiamo, verrà scoperta la mappa. Quindi è come se ci fosse un mega punto interrogativo qua su. Di solito comunque il furgoncino viene piazzato proprio agli angolini della mappa, quindi sono quelli che vi consiglio proprio di visitare. Altrimenti, un mega consiglio per i più pigri: fate una scala verso il cielo e da lì vedete dove può essere piazzato. È molto semplice e la maggior parte delle volte funziona, anzi praticamente sempre, però adesso lo vorrei trovare assieme a voi. Sappiate che nel momento in cui vi avvicinate nei pressi del furgoncino, anche non avvistandolo, verrà contrassegnato sulla mappa con un punto esclamativo. Quindi attenzione, occhio a questa cosa. Io comunque ragazzi vi giuro, non ho seguito nessuna guida per far tutto ciò che oramai faccio ogni singolo giorno su Salve il Mondo. È un qualcosa che sicuramente altri, e dico tantissimi altri, avranno scoperto ancora prima di me. Però raga, eccolo qui il furgoncino ragazzi, lo abbiamo trovato istantaneamente. Ci siamo. Adesso, che cosa dobbiamo fare? Poi continuiamo il discorso. Creiamo una semplicissima base per proteggerlo, ok? Ci siamo, qualsiasi materiale va bene. Ok. E dopodiché ci avviciniamo al furgone, apriamo questo menu, il controllo missione, iniziamo l'obiettivo e poi clicchiamo sulla voce gialla. Gioco le singolo perché non ho bisogno di aspettare la votazione assieme agli altri. Mi fanno perdere troppo tempo perché alcuni farmano, altri scambiano e no, non ce la faccio. Quindi clicco su inizio obiettivo e boom, missione partita. 3 minuti per la prima difesa e 4 minuti per la seconda difesa. Adesso però piazziamo un po' di trappole. E qui qualcuno mi dirà: ma Martex, sprechi le trappole del 144 per la potenza 3, tu sei un pazzo. Lo so, però io penso solo ad Expare, bello mio, e mi sono state regalate da alcuni amici che, vi giuro, gli farei una statua. Ma davvero, mi hanno regalato il mondo su Salve il Mondo. Oddio, mi hanno regalato il mondo su Salve il Mondo. E quindi posso permettermi, diciamo, questo dispendio di risorse. Perché sì, ragazzi, prima che cosa facevo? Farmavo ogni singola cosa che c'era da farmare, tutto quello che c'era da raccogliere a terra lo raccoglievo e andavo a creare le mie trappole personali tramite questo menu. Guardate, eccoci qua. Vedete tutte queste trappole? Le andavo a craftare con tutti i materiali che ci sono qui sulla sinistra. Siccome questa cosa non serve più, diciamo, ma comunque sia, se potessi darvi una mano, ragazzi miei, lo farei instant. Quindi per chi volesse giocare su Salve il Mondo, in tal caso scrivetemi, cercherò di aiutarvi. Ci sono le trappolosse del 144 che ci vengono in soccorso. Però raga, sono praticamente buttate. Oddio, queste sono del 79, ma comunque sia, fa lo stesso. Sono praticamente buttate perché praticamente posso rimanere qui, ok? Fermo, AFK, e faranno tutto le trappole. Parliamoci chiaro.
Non c'è bisogno neppure che guardi gli zombie, perché non andranno mai oltre tutte quelle difese che ho appena piazzato. Volendo possiamo difendere anche la seconda parte della nostra base, dato che ci sarà la seconda wave e quindi la seconda fase, e gli zombie potrebbero arrivare anche da altre parti. Tornando al discorso di prima, comunque sia, ho cominciato ad utilizzare questo metodo praticamente da solo, perché ho cliccato semplicemente su potenza 3, vedendo qual era la missione che potevo completare nel minor tempo possibile, soprattutto quella che richiedeva meno sforzo, ok? Non potevo buttarmi in altre missioni dove c'erano degli zombie, che ne so, livello 25, dove ci voleva un caricatore e mezzo solo per killarne uno. Ho scelto potenza 3, boom, via. Ok, prima fase completata, ci siamo. Riclicchiamo sul controllo della missione, inizia obiettivo e poi di nuovo su inizia obiettivo. Neppure il tempo di far parlare Ray, che noi abbiamo già cominciato. 4 minuti a partire da ora e ragazzi miei, 57.400 punti esperienza per noi. Questa cosa la si fa davvero in circa un'oretta e mezza. Ragazzi, un'oretta e mezza al giorno per quasi 500.000 punti esperienza, 460.000 per essere precisi. E devo dire che ne vale la pena, assolutamente sì, anche perché state nel chilling. Davvero, ragazzi miei, super chill. Eccoli gli zombie che arrivano da un'altra parte, vedete? Ecco, abbiamo messo le trappole anche per di qua, quindi abbiamo una fortezza invalicabile. So già che ci saranno alcuni tra di voi che farmeranno anche loro come dei porcicci su Salve il Mondo, facendo le 30 wave sullo scudo antitempesta, non lo so, 450.000 punti esperienza in una sola botta, ma io mi trovo bene con questo metodo, ragazzi. Vi ripeto, 8-9 minuti a partita, torno nel menu principale, riscatto il mio baule con tutta l'esperienza dentro e rifaccio la stessa e identica cosa. È ripetitivo, lo ammetto, perché alla fine dovete stare qui, aspettare che passino questi minuti, difendere la vostra fortezza e quindi il vostro furgoncino di Lars. Però ne vale tantissimo la pena, davvero ragazzi miei, perché poi tornate sul battaglia reale e vi rendete conto di quanto siete andati avanti con i livelli. Quindi sì ragazzi, per me questo metodo, anche se super basic, super semplice, perché alla fine non ci vuole un genio per capire tutto ciò, per me ragazzi rimane il migliore. Poi se avete altre idee e consigli, fatemelo sapere qua sotto tra i commenti, il tutto è bene accetto. Non sono un esperto di Salve il Mondo, questo lo sapete, ci sto giocando da circa un mesetto e mezzo ogni singolo giorno, ma non è che sto giocando la storia, sto entrando solamente qui, faccio il mio furgoncino di Lars e via. Per chi non avesse trappole da craftare e quindi per chi si trovasse proprio all'inizio di Salve il Mondo, consiglio di startare le stesse identiche partite che sto giocando in pubblica. Vi ho spiegato prima di inizio video come aprire il vostro gruppo. Attenzione però, perché nel momento in cui settate la lobby pubblica, rimane pubblica anche su battaglia reale, quindi se volete le lobby private, attenzione a questo fatto. Quindi se non avete trappole, se non riuscite a giocare da soli, magari vi scocciate oppure volete compagnia, startate le stesse e identiche partite potenza 3 in pubblica e troverete sempre qualcuno che joinerà e quindi entrerà nella vostra lobby. Ragazzi, ci sarà sempre qualcuno, è praticamente impossibile giocare da soli su Salve il Mondo. Attenzione però ai perditempo, perché ci saranno, come ci ho detto, qualcuno che vorrà scambiare, qualcuno che vi boxerà, quindi cercherà di scambiare con voi delle armi, oppure non gli interesserà proprio completare la missione, magari non starà proprio giocando per l'exp. Comunque sì, ci siamo ragazzi, eccoci qua. 10 secondi, adesso vi faccio vedere che cosa accade. Ci ritroveremo praticamente nella schermata di inizio video. Eccoci. Missione completata, ragazzi. Non ci è voluto niente. Giunti a questo punto, Martexone che cosa fa? Lo va a ripetere per altre 7 volte. Madonna. Ciao Lars! Sì, tutti noi, bello mio. Andiamo su salta. La cosa bella di giocare in singolo, ragazzi miei, non fare tutta quella mega coda di fine game. Si va direttamente nella lobby. Eccoci qui, il level up. Andiamo, 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 andiamo. Continua, vai così. Sì, forzieri, va benissimo, andiamo. Eccolo raga, è quello che dobbiamo aprire. Tutto quello che vedete, ripeto, per altre 7 volte. Quindi un totale di 8 game completati alla stessa e identica maniera.
Potrà essere ripetitivo e tutto quello che volete, ma ragazzi miei, io sinceramente amo tutta questa exp e ci tenevo tantissimo a condividere questo metodo con tutti quanti voi. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se ne eravate già a conoscenza, se expate in altri modi e quant'altro. Io spero di esservi stato d'aiuto, ragazzi miei, spero di avervi aperto un mondo sull'exping, anche perché so che in molti rimangono talmente tanti indietro con i livelli che alcune volte non riescono neppure a completare il proprio pass battaglia. Purtroppo è una guida dedicata solamente ai possessori di Salve il Mondo, questa è una pecca. Alcuni giocano tramite Nintendo Switch e lì Salve il Mondo ancora non è presente. La cosa mi dispiace davvero tantissimo, però ragazzi miei, mettiamoci l'anima in pace e aspettiamo che Salve il Mondo arrivi anche su quella console. Molto improbabile come cosa, però chissà, magari un giorno. Per tutti coloro che invece approfitteranno di questo super metodo che vi ho appena spoilerato sul canale, belli miei, un bel codice Martex e la tienda The Fortnite da riaggiornare ogni 14 giorni. Ripeto, spero di esservi stato d'aiuto perché so che in molti purtroppo non riescono a livellare giorno per giorno. Quindi ragazzi, spero che sia un metodo che utilizzerete ogni singolo giorno come faccio io. Comunque sì, lo shop di oggi non mi ispira per nulla, ragazzi miei. Abbiamo questo bundle di Onibi che mi viene a costare 700 V-Bucks, ma le due skin ce l'ho già, quindi Volpe di Fuoco è scatenato. No. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino. Mi raccomando, massima condivisione per questo video con tutti i vostri amici. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Sia, brothers!